tocca bianco e deve giocare. Gruppi deboli. Questa pietra anticipo non è debole quanto sembra, perché se nero gioca di qua, bianco estende da questa parte, se nero estende da questa, bianco viene di qui. Poi nero può chiudere l'angolo così o espandere il moglio, ma bianco si stabilizza in questo modo oppure in quest'altro. Per cui di qui non abbiamo troppe rotte di pancia. Ma potrebbe essere attaccare in questa pietra qua, vista l'estensione che c'è qui. Magari giocando qui. Su una cosa del genere posso aspettarmi che il nero salga. Ok. E se ne lo sa, salvo anche io. E quindi abbiamo delle pietre nere che stanno scappando in mezzo a qualcosa di bianco. È plausibile. Ma cosa succede se andiamo in moto questo? Invece no, c'è tessuti che abbiamo pure visto. Non si può farsi tutto questo. Scappo. Per fare il salto. Si può fare di meglio. Sì. All'attare devo rispondere. Idem. E questo cattura tutto. Ok, bene. Per cui questo l'abbiamo visto un po' di lezioni fa. Per cui questa pietra non può mettersi in moto e quindi non ho troppi problemi. Ciò che vuol dire che nero poi può magari fare forma giocando delle mosse come questa, no? Su questa io sono costretto a catturare. Non così perché mi permetto di giocare questa forzante che lo aiuta davvero a fare forma. Quindi in questo caso catturo subito. Esattamente così. Però, insomma, quantomeno non sono tagliato. Ok. Tu, qualche idea? Non sono le mosse che ha giocato. Beh, in realtà l'idea è giusta. Non è la mossa che suggerisce il libro, però comunque quasi. Io prendo il caso di Sempre a contatto, io sì, ultimamente sì. però di nuovo è sempre contagioso. No, così mi chiedo di nuovo. Ma cioè, Dio, non è necessariamente. Poi adesso bisogna vedere cosa conviene fare, no? Ma se l'obiettivo fosse fare qualcosa qui, se vuoi chiudere in questo modo, in realtà devi fare una cosa un po' particolare, che è questa. Poi però adesso sei praticamente costretto a iniziare il co, ma.
Se anche Nero non lo vuol combattere, può girarti attorno. Questa è presente per lì, per cui devi catturare. Forse, non so, se conviene... Comunque ci sono dei grossi problemi. E qui non fai nulla. Forse devono essere più solidi, non ho idea. Allora, la mossa che suggerisce il libro è questa. Non questa qui, ma questa. Se Nero viene a questo punto per provare a chiuderti dentro, Bianco si appoggia, Nero frane, Bianco torna indietro, Nero gli blocca l'accesso all'angolo, così fa punti e impedisce questa, che praticamente lo fa vivere. E poi Nero dovrebbe venire qua e Bianco entra, no? Ed è a posto, quindi questo è importante. Però adesso Bianco viene qui e sta attaccando queste due. Non è esageratamente diversa come intenzione rispetto a quella che avevi suggerito tu, no? Il vantaggio per Bianco è che si è fatto anche una base, perché siamo così. Ed è una linea più in alto rispetto a Nero. Se Nero sale, continua a mantenere il vantaggio. Però l'intenzione era giusta, è quello importante.